Dal cuore del Salento ai grandi mercati internazionali. Si può riassumere con una frase questa storia di successo, capace di coniugare l'amore per le proprie radici ad un'irrefrenabile voglia di non avere confini e portare di volta in volta in giro per il mondo un po' della terra d'origine. È la storia di una cooperativa nata circa 30 anni fa dall'incontro di una quindicina di soci e che oggi conta più di 1000 affiliati ed oltre 2500 ettari di vigneti sparsi tra le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Parliamo di Cantine Due Palme di Celino San Marco, tra le aziende vitivinicole pugliesi più presenti ed apprezzate all'estero. Il risultato di un progetto di espansione che ha avuto il grande merito di anticipare i tempi, puntando fin dagli inizi degli anni 90 ai mercati internazionali, quando le altre realtà del settore si limitavano alla vendita in Italia. Una scommessa che si è rivelata vincente e a dimostrarlo ci sono i numeri, con circa 15 milioni di bottiglie di Cantine Due Palme che oggi arrivano in almeno 40 paesi nel mondo. Siamo presenti principalmente nei mercati del nord Europa, quindi Germania, Olanda, Danimarca, monopolio svedese, finlandese, norvegese. Siamo presenti in Svizzera, in Inghilterra. E questi sono i mercati che abbiamo affrontato da 25 anni a questa parte, principalmente ed inizialmente. Si sono aggiunti il mercato asiatico, quindi Cina, Giappone, e siamo presenti da oltre 20 anni in Canada, nei monopoli canadesi, in British Columbia, in Quebec, Alberta. Ed altri paesi. Siamo presenti anche di recente in America, dove davvero i nostri anche connazionali che hanno delle attività lì hanno apprezzato i nostri vini. La vastissima gamma di vini di Cantine Due Palme è stata presentata al grande pubblico anche in occasione dell'ultima edizione del Vinitaly, il salone internazionale dedicato al settore enologico, praticamente un appuntamento fisso per l'azienda vinicola, presente alla Kermesse veronese da 26 anni. Quando abbiamo iniziato nel 95 eravamo 7 aziende pugliesi, oggi ce ne siamo 120, questo mi fa grande piacere. Perché evidentemente c'è un interesse verso questo settore, verso i nostri vitigni autoctoni. Quindi crescono questi vitigni, cresce l'attenzione, cresciamo come aziende. Siamo una cantina sociale con 1000 soci, 2500 ettari, che sicuramente e certamente per l'economia del Salento è un punto fermo di crescita e di sostegno alla viticoltura. Abbiamo detto ai nostri viticoltori che volevano estirpare 25 anni, fermatevi, perché vi assicuro che attraverso la mia capacità professionale, alla mia terza generazione di vinicoltore, vi assicuro che farò crescere questa comunità. Fu una sfida all'epoca, oggi ci siamo riusciti a vincere quella sfida.